Un nuovo giorno sotto questo bel sottofondo dato da Let's Dance con Marco Ravelli su Studio Più. Abbiamo ben pensato, qui lì c'è la radio, c'è un sacco di roba. Siccome i filtri non mi soddisfano a sufficienza, allora, come abbiamo visto, io qui ho questi originali qui, che sono dei, adesso li mettiamo a fuoco, c'è anche luce, stavolta ce la fa, ce la dovrebbe fare. Dai. Niente, non li vuole mettere a fuoco. Ecco, sono degli E10.7S da notare con il pallino a sinistra. Qui su questa autoradio abbiamo, vediamo se riesco a mettervelo a fuoco prima di tirarlo giù. Ecco, questo qui. Forse si vede meglio quest'altro, proviamo a inclinarlo un po'. Comunque, abbiamo sempre un E10.7S ma col pallino a destra. Cosa significa questo? Significa che, come vedete qui, il 10.7S con il pallino a destra ha un filtro da 180, mentre il pallino a sinistra, come quello originale della Sanjean, ha un filtraggio da 230. Quindi noi andremo a recuperare questi filtri e proveremo a vedere cosa succede, sempre con la nostra radio. In più, ho ricavato da un porto integrato, per internet ci diciamo che abbiamo ancora questa rada aperta. Sapete quei socket dove si inseriscono sopra gli integrati senza saldarli, insomma, per la sostituzione rapida. Ho ricavato questi piccoli oggettini, aggeggini con dei contatti che utilizzerò come portafiltro. Così, insomma, quando vorrò cambiare filtro non devo stare lì a di saldarli ogni volta, insomma, ed è molto più comodo. Tutto questo lo sto facendo tra l'altro a costo zero. Adesso comunque prenderemo l'autoradio, adesso prendo il saldatore, risaldiamo i filtri e vediamo un po' cosa succede. Beh, allora, sì, stavo ascoltando Ravelli, ma è lo stesso. Ho riaperto la radio, ho tolto i filtri dall'autoradio cinese che abbiamo lì, ho rismontato la radio e il saldatore caldo, togliamo i filtri questi qua, montiamo gli zoccoli e vediamo un po'. Ok, allora come vedete abbiamo montato i socchettini, questi qui, e abbiamo già incastrato su di essi i filtri. Qui sotto abbiamo fatto le opportune saldature, qua. Adesso non ci resta che rimontare la radio e provare. Ho voluto lasciare quella guida, non so se si vede, quella guida lì di plastica, così so sempre in che senso devo montare i filtri, insomma. E basta, adesso vediamo un po' cosa salta fuori anche qui. In ogni caso, adesso è molto più semplice cambiare i filtri, perché è sufficiente scoperchiare la radio e senza neanche devastarla completamente aprendola tutta, eccetera, è possibile fare la sostituzione random perché non c'è più bisogno di saldature, insomma. Proviamo. A questo punto, dopo aver fatto con successo la modifica dei filtri da 180, e devo dire che riceve veramente bene, facciamo anche l'ultima modifica, è quella del jack per l'antenna esterna. Ed è qui, abbiamo fissato in un posto, cioè nel retro qua dell'altoparlante, il jack. Come vedete qui abbiamo messo, anche questo l'abbiamo riciclato, l'abbiamo riciclato da quello radiolino lì, tutto riciclato, però componenti buonissimi, quello lo garantisco io. Abbiamo fissato qui il jack, qui è fissato. Adesso andremo a tagliare probabilmente il cavettino qui e fare una saldatura diretta. Allora, questo lo saldiamo qui, mentre questo lo dovremo saldare dall'altra parte, in quanto questo è il cavo diretto, cioè il cavo diretto al jack, mentre questo qui è l'altro suo contatto. Per la massa, provvisoriamente non la metteremo, però non lo so, sono indeciso se collegarla alla massa del telaio. Adesso bisogna vedere un po' come si avvieranno le cose, insomma. Comunque adesso procederemo, ecco. Vedrete il lavoro, farò un video unico, come avete capito. Queste sarebbero, sono fasi, fasi e fasi. In realtà sto facendo 4-5 video che unirò per spiegarvi un po' una panoramica di tutte le modifiche che è possibile effettuare alla Sanjean. E adesso facciamo anche il jack dell'antenna, vediamo un po'. Adesso, come sapete, io sono un appassionato per l'FM e questo è un jack molto utile, non solo per l'FM, anche per le altre onde, anche per le altre bande, però per le altre bande
C'è già l'antenna, c'è già il jack per l'antenna, è solo per l'FM che manca, quindi insomma, vediamo un po' come ce la caviamo. Prima fase, come vedete, ho saldato i cavettini nei due punti. Adesso ci accingeremo a posizionare. Stiamo un po' di roba, così. Ok. È molto tirato il cavettino qui. Adesso speriamo, speriamo. Vi dico solo questo, speriamo. Speriamo che qua, se quando lo richiudiamo si chiude, perché altrimenti è un bel casino. Allora, ragazzi, riteniamoci fortunati perché la radio si è chiusa alla perfezione e abbiamo il nostro jack per l'antenna esterna. In ogni caso direi che anche il jack dell'antenna, la modifica del jack dell'antenna è stata perfettamente, è stata effettuata senza alcun tipo di problema. Chiudiamo la radio.